Dal disordine nasce l'ordine e dal caos nasce la calma. Ecco quello di cui voglio parlarti in questo video. E il luogo è perfetto perché da una parte abbiamo la calma e l'ordine di un bellissimo giardino, dall'altra abbiamo il caos e il rumore di una strada trafficata con macchine e motorini che passano. Cosa voglio dire con questo? Voglio dirti che se tu stai intraprendendo il tuo percorso di crescita personale o di evoluzione, o vuoi costruire un'attività, costruire un business, o vuoi semplicemente imparare una nuova attività, vedi, la nostra mente tende a pensare che sarà tutto A, B, C, D e step by step. La verità è che sarà un casino, sarà incasinata, la vita è incasinata, i business sono incasinati. L'esempio che faccio a volte è: vai in un ristorante all'ora di pranzo, la parte dove ci sono i clienti tutto sembra ordinato, ma vai in cucina e vedrai il caos all'opera. Jung scriveva: ogni caos racchiude un cosmo e ogni disordine racchiude invece un ordine segreto. Vedi, a volte nella vita io mi sento stressato e mi sento che il mio business è un casino, la mia vita è un casino, e viaggi, avventure, cose e persone, e ho davvero bisogno di rilassarmi, ed è per questo che faccio cose come la meditazione. E questo mi aiuta a capire che da questo caos nascerà un ordine, da questo caos nascerà una calma, nascerà una bellezza. E te lo voglio dire perché se le cose non sono perfette nella tua vita, va benissimo così, questa è la vita. È a metà tra caos e calma, e probabilmente non avrai mai totale calma, ma puoi lavorare in questo caos per riuscire a creare poi un domani una calma e un ordine e un bel giardino. Ora, questo giardino però, per essere tenuto così, ha bisogno di energia. Quando è stato creato era un caos, qui ci sono state scavatrici, e terra, è sporco, è fango, e ora è molto molto bello, ma ha bisogno di energia. Vedi, spesso quando lavoro con i miei clienti per aiutarli a costruire le loro attività, li spingo sempre ad agire, a sporcarsi le mani. Loro mi fanno mille domande, dovrei fare questo, quello, e ci sono mille risposte, le mie risposte nella maggior parte dei casi possono aiutare, ma alla fine dei giochi fai casino, sporcati le mani, perché il caos ha bisogno di energia affinché possa trasformarsi in ordine. Ogni sistema al quale non viene data energia tornerà al caos, mentre dal caos creerai l'ordine se metterai dentro la tua energia, il tuo cuore, la tua passione, il tuo sforzo. Te lo voglio dire perché questo concetto è molto utile per me. Da una parte mi fa capire che, ok, anche se tutto è incasinato, va bene, lo posso gestire, mi posso rilassare, posso meditare, posso trovare dentro di me la calma. E posso anche comprendere che se c'è questo caos vuol dire che sono vivo, vuol dire che il mio business è vivo, vuol dire che stiamo creando qualcosa di bello. E dall'altra parte so che se voglio continuare a trasformare questo caos in qualcosa di ordinato, in calma, in bellezza, allora devo mettere energia, e non devo mettere energia tanto mentale e nel pensiero, ma devo fare cose, ok? Questa è la cosa che blocca molto le persone. Vogliono avere tutto perfetto sulla carta, nella mente, ma non si sporcano mai le mani e non iniziano a fare cose nel mondo reale. Io lo dico sempre: se non lo fai non lo sai, è solo tramite la vera esperienza, la vera sensazione che impari. Quindi vai là fuori, qualsiasi cosa tu voglia fare, agisci e mettiti in gioco. Ti faccio un esempio molto concreto: tra un po' di tempo mi vedrai lanciare un nuovo programma che si chiamerà, sarà per startup, per persone che hanno un'idea di costruire un'attività ma non hanno tanti fondi per iniziare, e faremo anche un programma gratuito probabilmente, qualcosa del genere. Ma vedi, non sto aspettando di averlo chiaro nella mia mente, mi è venuta l'idea, anzi ce l'ho già da un po', ho già aspettato troppo. Tra poco lo lancerò e lo venderò prima ancora che sia in realtà creato, lo butterò là fuori, inizierò a parlarne, lo sto già facendo, ne sto parlando, ne sto mettendo energia, e da questo caos nella mia testa di mille possibilità diventerà qualcosa di concreto, di ordinato e bello. Detto questo, amico mio, dal caos nasce la calma, dal disordine nasce l'ordine. Impara a giocare e a convivere con queste cose. Noi ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, segui i sogni, cambia il mondo. Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere, in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like, che ovviamente mi fa piacere. E poi, dopo che hai fatto queste due o tre cose, allora vai su francescomarcuccio.it
/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!